Bene, ora è il momento del nostro collegamento in diretta, al quale insomma, oggi dedichiamo uno spazio particolare da Montesilvano. Probabilmente è un collegamento che avremmo dovuto fare in notturna, poi chiediamo di spiegare anche il perché agli ospiti che sono qui con Fabio Lussoso in diretta a quest'ora, che ringraziamo soprattutto per la loro disponibilità, perché insomma parliamo di un tema che crea difficoltà prevalentemente, ma non soltanto, di notte a Montesilvano. Allora a te Fabio con i tuoi ospiti. Sì, grazie Carmine, buon pomeriggio a te, buon pomeriggio ai nostri telespettatori. Dicevi bene, un problema sociale che fino a qualche anno fa largamente diffuso qui a Montesilvano, parliamo della prostituzione. Infatti con Andrea Berardinelli siamo qui sul lungomare di Montesilvano, all'altezza dell'incrocio con Via Taro, una delle zone maggiormente frequentate dalle prostitute, soprattutto fino a qualche tempo fa. Perché? Perché grazie al sindaco Francesco Maragno qui alla mia destra, con il comandante della Polizia Municipale Nicolino Casale, da qualche tempo è stato istituito un nucleo antiprostituzione che sta dando già i primi importanti risultati positivi. È così, signor sindaco? Sì, siamo contenti dei risultati che stiamo ottenendo. Il nucleo antiprostituzione che abbiamo creato, finalizzato proprio a contrastare questo squallido fenomeno che purtroppo contribuisce negativamente allo sviluppo della città, ci sta dando i primi risultati importanti. Infatti loro escono nottetempo per cercare di applicare l'ordinanza antiprostituzione che sanziona i clienti, perché ciò che vogliamo limitare è la richiesta di prestazioni sessuali, perché le regole dell'economia ci dicono che l'offerta è tanta quando la domanda è tanta. E possiamo tranquillamente dire che già dopo le prime settimane i risultati si cominciano a vedere, e proprio l'altra sera, quando sono usciti per i controlli ordinari, hanno visto che c'erano molte meno persone, tant'è che non sono riusciti ad elevare sanzioni perché davvero la domanda sta diminuendo notevolmente. Comandante. Inizialmente decine le multe elevate, ricordiamo, ammontano a 450 euro. Persone insospettabili, professionisti, padri di famiglia. Guarda, è eterogeneo le persone che frequentano le prostitute. Abbiamo di tutti i ceti sociali, quindi non ci meravigliamo di trovare l'ingegnere piuttosto che l'avvocato, piuttosto che l'operaio, quindi è eterogeneo. Però, come diceva bene il sindaco, è un fenomeno che con la presenza sul posto riusciamo, quando ci siamo, ad arginare. Tant'è vero che nell'ultima serata non siamo riusciti a elevare contravvenzioni. Preciso, il servizio viene effettuato con delle auto in borghese, quindi non, e con degli appostamenti, quindi non siamo visibili. Quindi nel momento in cui non siamo visibili, il fenomeno diminuisce, vuol dire che ciò che si voleva si è ottenuto. Meno persone che frequentano le prostitute sul nostro territorio. Controllo del territorio, signor sindaco, uomini che sono impegnati nel contrastare la prostituzione, anche perché Montesilvano, lo ricordiamo, è una cittadina balneare che vive di turismo familiare. Sì, è quello su cui abbiamo puntato, tant'è che proprio recentemente abbiamo avuto i dati delle presenze del 2018 che ci dicono che i nostri investimenti sono stati corretti. Abbiamo avuto quasi 57.000 presenze in più sul territorio, vale a dire 10% in più. È su questo che vogliamo continuare a lavorare, ad avere maggior decoro sulle strade cittadine, maggiore sicurezza, e ovviamente questo non si sposa con la presenza delle prostitute sul territorio, che ovviamente alimentano un mercato che è quello della mala e della criminalità. Altrettanto valido è il protocollo che abbiamo siglato con l'associazione Papa Giovanni XXIII, che si occupa del recupero delle prostitute dalla strada. Ne abbiamo recuperate ben 11 e quindi stiamo lavorando a 360 gradi. Dalla prossima settimana entreranno in funzione anche i pannelli luminosi e le telecamere, che saranno un'ulteriore deterrenza nei confronti di tutti i clienti in cerca di emozioni forti, che ricordo vengono tutti quanti da fuori città. Ancora una domanda al comandante. Comandante, è un fenomeno che deve essere debellato anche per il decoro. Spesso le ragazze si appartano qui dietro le siepi a consumare i loro rapporti sessuali. Sì, questo è il fenomeno, diciamo, più degradante. Qui abbiamo delle ragazze, a volte penso anche minorenni, molto piccole, sono ragazze di colore che vengono super sfruttate e che addirittura a volte fanno questo pietoso mestiere anche dietro la siepe, perché chiaramente questo tipo di vegetazione glielo consente. Comunque anche questo fenomeno, grazie al nostro intervento,
quasi debellato. La sera qui sono veramente veramente poche, quelle che quando passiamo scappano subito, ormai ci quasi riconoscono, quindi è un fenomeno che stiamo combattendo e questa battaglia sulla nostra città la stiamo vincendo. Grazie, grazie al comandante Nicolino Casale. Un'ultima battuta con il sindaco Carmine, se abbiamo ancora poco tempo. Sì. Si sta cercando di debellare anche il fenomeno della prostituzione dentro gli appartamenti. Sì, noi abbiamo istituito un numero dedicato a cui stanno affluendo segnalazioni da parte dei cittadini circa il meretricio esercitato all'interno delle mura domestiche. E questi dati verranno elaborati e forniti alle altre forze di polizia, perché l'obiettivo è di tentare di mettere sotto sequestro questi immobili per debellare anche la prostituzione in appartamento. Carmine, io ringrazio il sindaco Fabio. Di Montesilvano, Francesco Maragno. Dimmi. Una domanda soltanto per capire, perché visto che questa intensificazione dei controlli coincide con una campagna che è stata varata dal comune, gli uomini, i mezzi, le risorse, ci saranno anche 365 giorni all'anno per continuare in questa attività, oppure siamo in una serie di controlli che coincidono soltanto con una campagna? Giro la domanda sia al sindaco che al comandante. Allora, il direttore chiede da studio, vista la campagna molto forte d'impatto, se questi controlli antiprostituzione saranno allargati nel corso dell'anno, nell'arco dei 365 giorni, oppure avranno un termine, signor sindaco? No, questa attività non la possiamo assolutamente far cessare, deve essere un'attività costante e continua sul territorio, perché nel momento in cui noi ci ritraiamo immediatamente la prostituzione riprende piede. Dobbiamo essere bravi a capire tutti insieme, anche i cittadini che devono fare la loro parte, che soltanto continuando a perseguire la domanda, perché lo dobbiamo dire chiaramente, l'offerta è tanta perché è tanta la domanda, dobbiamo fare in modo che i clienti, che sono quelli a cui il messaggio antiprostituzione molto forte che abbiamo voluto lanciare, sono i destinatari di questa campagna informativa, devono cessare di venire sul territorio di Montesilvano. Comandante, malgrado l'esiguità degli uomini, diciamolo, viene svolto questo servizio con grande encomio, con grande abnegazione. Innanzitutto voglio ringraziare tutti i colleghi che fanno questo lavoro. È un lavoro duro, ma c'è una grossa, grossa abnegazione e una voglia di far bene. E come ha detto bene il sindaco, è un servizio che non finisce mai, noi lo continueremo a fare sempre, anche perché noi chiaramente adottiamo le direttive dell'amministrazione ed è giusto così. Carmine, speriamo Grazie. Che i clienti delle prostitute scelgano altre piazze, proprio perché qui a Montesilvano si sta lavorando per debellare questo fenomeno sociale, questo malcostume sociale. Per il momento è tutto, ti ringrazio e restituisco la linea.